In figura abbiamo una nuova ed interessante distribuzione di carica. Si tratta di una sfera isolante di raggio R maiuscolo in cui si è distribuita uniformemente della carica, uniformemente in senso spaziale, di conseguenza ρ, la densità volumetrica di carica, definita come la quantità di carica per unità di volume, è uguale in ogni punto della sfera. Questa distribuzione mantiene la simmetria sferica, di conseguenza vale ciò che già abbiamo detto per la sfera conduttrice di carica, vale a dire, scegliamoci una qualunque superficie di Gauss, sferica e concentrica alla nostra sfera isolante, ma interna ad essa. In ogni punto di questa sfera, l'intensità del campo elettrico non può che avere lo stesso valore, come conseguenza della simmetria. Inoltre, non può che essere radialmente uscente o entrante a seconda del tipo di carica. Se è radialmente uscente, il vettore campo elettrico è anche parallelo al vettore superficie e dunque, come al solito, nel valutare il flusso di campo elettrico su questa superficie di Gauss, l'angolo tra intensità di campo e superficie vale 0, dunque il coseno vale 1. Intensità del campo elettrico ha lo stesso valore dovunque, possiamo dunque portarlo fuori dall'integrale di superficie, e l'integrale di superficie ci darà la superficie della sfera di Gauss. Dunque il flusso di campo elettrico varrà intensità del campo per 4π greca r quadro, dove r è minuscolo essendo il raggio della sfera di Gauss. Ma il flusso di campo elettrico è anche il rapporto tra la carica interna alla superficie chiusa e la costante dielettrica. La carica la si ottiene moltiplicando la densità volumetrica per il volume coinvolto, che naturalmente, trattandosi di una sfera, vale 4/3 di pi greca r cubo. Uguagliando poi le due espressioni del flusso elettrico, otteniamo che l'intensità del campo all'interno della sfera vale ρ fratto 3 epsilon 0, una costante, moltiplicato però la distanza dal centro R. È facile desumere che al centro il campo elettrico sia nullo ed era comprensibile per una questione di simmetria, perché essendo distribuite le cariche in maniera uniforme, il campo elettrico che ciascuna di esse genera nel centro è annullato da un campo elettrico di un'altra carica che si trovi in posizione simmetricamente opposta. Questo campo elettrico parte da zero al centro e cresce fino ad arrivare al bordo della sfera isolante, come vediamo in figura, dove il campo elettrico varrà 1 su 4 pi greca epsilon con 0 q, carica totale della sfera, diviso r quadro, con R maiuscolo essendo stavolta il raggio della sfera isolante. All'esterno non c'è dubbio, il campo elettrico sarà quello generato da una carica puntiforme posta al centro, questo per la solita simmetria sferica di cui abbiamo più volte parlato. E quindi al di là di R, del raggio, l'andamento sarà quello inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Facciamo ora una interessante nota. Per una qualunque superficie di Gauss, la carica interna vale ρ per V, cioè ρ per 4/3 di pi greca r cubo. Calcolando ρ da questa uguaglianza, ρ risulta essere uguale alla carica interna alla superficie scelta per 3 diviso 4 pi greca r cubo. Se sostituiamo questo valore di ρ nella formula dell'intensità del campo, otteniamo che l'intensità del campo vale q con i per 3r diviso 3 per 4 pi greca r cubo. Dopo le dovute semplificazioni ci accorgiamo che rimane 1 su 4 pi greca epsilon con 0 q
Cuconi fratto R quadro. Vale a dire, l'intensità del campo in un qualunque punto interno alla sfera isolante è determinato intanto soltanto dalla carica interna a quel punto, cioè più vicina al centro di quanto non sia il punto in questione. Ed è lo stesso campo che genererebbe in quel punto una carica puntiforme che vi fosse posta, che fosse posta al centro una carica puntiforme di valore Qi. Ricordiamo che questa è una situazione del tutto simile alla situazione gravitazionale, cioè se noi costruissimo un pozzo e scendessimo all'interno della Terra, man mano che scendiamo, la massa che ci attrarrebbe verso il centro della Terra si ridurrebbe a quella che si trovasse al di sotto di noi. E quindi, arrivando al centro della Terra, la forza di gravità sarebbe zero. Un corpo posto al centro della Terra non subirebbe forza gravitazionale. Facciamo un'altra considerazione ancora. In questo esempio abbiamo considerato una distribuzione di carica uniforme, ma se avessimo considerato una distribuzione di carica non uniforme, ma che mantenesse la simmetria sferica, per esempio una distribuzione di carica che fosse funzione della distanza dal centro, il ragionamento fatto si manterrebbe identicamente, anche se il risultato sarebbe leggermente diverso. Facciamo l'esempio con ρ uguale a nr, con n numero costante. Se sostituiamo questo valore nella legge di Gauss, otteniamo che φ è uguale a ρ, che vale nr, per 4 terzi di pi greca r cubo, diviso epsilon con 0. Uguagliando queste due espressioni del flusso, allora avremmo nr fratto 3, 4 pi greca r cubo, 4 pi greca e 4 pi greca andrebbero via, pardon, r quadro andrebbe via con il cubo. Rimarrebbe allora che l'intensità del campo sarebbe pari a n fratto 3 fratto epsilon con 0 per r al quadrato. Il risultato è diverso perché stavolta il campo cresce allontanandosi dal centro della sfera isolante verso il bordo come r quadro e non come r, ma la tecnica di risoluzione, come avete visto, sarebbe identica. Immaginiamo ora di avere un conduttore di forma cilindrica di lunghezza infinita e carico elettricamente. Ci interesseremo alla densità lineare di carica, vale a dire la quantità di carica presente per ogni unità di lunghezza di questo cilindro, e stiamo ipotizzando che la densità lineare di carica sia uguale ovunque. Ovviamente la carica si trova sulla superficie esterna, trattandosi di un conduttore. Se conoscessimo la densità superficiale di carica invece di quella lineare, a quella lineare potremmo giungere con un semplice passaggio. Infatti, se lambda è la quantità di carica per ogni lunghezza, preso in considerazione un tratto lungo L minuscolo del cilindro, la carica varrebbe la densità superficiale moltiplicato la superficie, ma la superficie sarebbe pari alla circonferenza della sezione del cilindro, quindi 2π greca r, moltiplicato la lunghezza. Dovremmo dividere poi per la lunghezza e dunque avremmo ottenuto la densità lineare partendo dalla densità superficiale di carica. Facciamo ora le necessarie considerazioni di simmetria. Ipotizziamo di prendere un punto P dello spazio e un qualunque punto di carica del conduttore.
questo punto di carica genererà un'intensità di campo elettrico nel punto P. Ma se prendessimo il punto simmetrico rispetto, il punto di carica simmetrico rispetto al primo, vale a dire che si trovasse in posizione simmetrica rispetto al punto P e all'asse del cilindro, quest'ultima carica genererebbe un'intensità di campo elettrico con angolo uguale ma opposto, e di conseguenza le componenti orizzontali di questi due campi si annullerebbero, ma si sommerebbero le componenti verticali. Quindi l'intensità del campo elettrico di conseguenza in ogni punto è uscente rispetto all'asse del cilindro. Inoltre, punti che si trovassero alla stessa distanza dall'asse del cilindro non possono che avere lo stesso modulo di campo elettrico, dato la loro indistinguibilità. Con queste considerazioni possiamo immaginare di trovare l'intensità del campo elettrico in ogni punto dello spazio esterno al nostro cilindro conduttore. All'interno sappiamo già che è zero. Troviamo come al solito il flusso di campo elettrico dalla definizione. Dalle considerazioni di simmetria abbiamo ancora visto che relativamente alla superficie scelta, una superficie di Gauss che sia cilindrica e con lo stesso asse del nostro cilindro, questa superficie di Gauss è formata dalla superficie laterale e dalle due superfici di base. Le due superfici di base non danno contributo perché sono parallele alla direzione del campo elettrico. Quindi l'unico contributo al flusso è dato dalla superficie laterale, in cui l'intensità di campo e superficie sono paralleli, l'intensità del campo in ogni punto, trattandosi di punti equidistanti dall'asse, ha lo stesso modulo e quindi lo portiamo fuori dall'integrale di superficie, l'integrale di superficie ci darà la superficie laterale del cilindro di Gauss che abbiamo scelto, cioè 2πr moltiplicato la lunghezza L, come in figura. Quindi il flusso vale questa espressione, ma sappiamo dal teorema di Gauss che è anche dato dalla carica interna diviso epsilon con 0, avendo chiamato lambda la densità lineare di carica, moltiplicata per la lunghezza del nostro cilindro di Gauss, darà la carica compresa fratto epsilon con 0. Dall'uguagliare le due espressioni del flusso, otteniamo allora che l'intensità del campo all'esterno del cilindro vale un valore costante lambda fratto 2πε 0 per 1 su r, cioè diminuisce come l'inverso della distanza dall'asse. La rappresentazione grafica sarà quindi quella in figura. Partendo dall'asse fino al bordo del cilindro il campo vale 0, sul bordo vale lambda fratto 2πε 0 per 1 fratto il raggio del cilindro, al di fuori diminuisce come diminuisce l'inverso della distanza dall'asse. Questo stesso andamento del campo lo ritroveremmo se invece di trattarsi di un cilindro conduttore si trattasse di un cilindro isolante in cui la carica fosse distribuita uniformemente e in cui ancora lambda rappresentasse la quantità di carica presente per ogni unità di lunghezza del cilindro. Nulla di ciò che abbiamo fatto sarebbe diverso. Il risultato sarebbe identico per quanto vale lo spazio esterno al conduttore, non sarebbe ovviamente uguale perché all'interno del conduttore, come nel caso della sfera isolante, il campo non varrebbe zero dovunque, ma avrebbe un valore crescente a partire dall'asse del cilindro e andando verso il bordo. Affrontiamo ora una situazione di particolare interesse. Abbiamo un cilindro conduttore carico circondato da un cilindro conduttore neutro, che chiameremo crosta cilindrica. La distribuzione di carica sul cilindro carico interno valga lambda e sia uguale dovunque.
nella lunghezza infinita di questi due cilindri. In questa figura sono rappresentati i raggi con cui abbiamo a che fare. R1 è il raggio del cilindro interno, R2 è il raggio che va dal centro alla crosta interna del cilindro esterno, R3 il raggio che va, partendo dal centro, alla crosta esterna, meglio all'esterno della crosta. Le considerazioni di simmetria che abbiamo fatto per il cilindro conduttore precedente valgono anche ora. Di conseguenza vogliamo indagare l'intensità del campo nello spazio interposto tra i due cilindri e nello spazio esterno alla crosta cilindrica, già che sappiamo che in ogni caso all'interno del conduttore centrale e all'interno della crosta il campo elettrico vale zero dovunque trattandosi di conduttori. Scegliamo ovviamente delle superfici opportune per trovare il flusso, vale a dire delle superfici che sfruttino la simmetria spaziale del sistema. Di conseguenza prenderemo delle superfici cilindriche, una interposta tra i due cilindri in questione, l'altra esterna alla crosta cilindrica. Calcoliamo il flusso di campo elettrico su entrambe queste superfici. Sappiamo già che le superfici di base non danno contributo al flusso essendo parallele al vettore campo elettrico. Le uniche superfici che danno contributo al flusso sono le superfici laterali di questi cilindri. Il flusso di campo elettrico allora sul cilindro interno varrà E 2πr per L, dove 2πr per L è la superficie laterale del cilindro in questione. La carica che si trova internamente a questa superficie ci è necessaria per utilizzare il teorema di Gauss, e la carica è data dal prodotto di lambda, densità lineare di carica, moltiplicato la lunghezza. Come al solito, dall'eguagliare queste due espressioni del flusso di campo elettrico, tiriamo fuori la forma che assume nello spazio intermedio ai due cilindri l'intensità del campo elettrico. È pari ad una costante data da lambda fratto 2πε/0 per 1 su R. Quindi è un'intensità di campo che, a partire dal centro, o meglio, a partire dal bordo del cilindro interno, diminuisce mentre si va verso la crosta e diminuisce come 1 su R. Nella rappresentazione grafica quindi riportiamo un valore 0 a partire dall'asse e fino al raggio del cilindro interno. Sul bordo del cilindro interno vale pi greca lambda fratto 2πε/0 per 1 fratto R1, R1 era il raggio del cilindro interno, diminuisce poi come diminuisce 1 su R, fino ad arrivare alla crosta. Naturalmente all'interno della crosta il valore sarà ancora 0 trattandosi di un conduttore. Vediamo cosa accade all'esterno. Abbiamo la seconda superficie di Gauss, quella determinata dal cilindro esterno, e anche qua il flusso che la attraversa è dato solamente da quello che attraversa la superficie laterale. Dunque, per la definizione di flusso di campo elettrico, otterremo E per 2πr per L. L'espressione allora che otterremo alla fine per l'intensità del campo nello spazio circostante questo sistema fisico è identica a quella che abbiamo trovato nello spazio interposto, vale a dire lambda fratto 2πε/0 per 1 su R. È un campo che quindi diminuisce nello spazio come 1 su R man mano che ci allontaniamo dall'asse dei due cilindri. Questa situazione fisica è simile a quella
del cilindro della sfera conduttrice in una crosta sferica. La sfera conduttrice centrale attraeva verso di sé, all'interno della crosta sferica, una quantità di carica uguale di segno opposto. Di conseguenza, all'esterno risultava una carica positiva uguale alla carica positiva della sfera centrale. Qui vale la stessa cosa, cioè il cilindro esterno sembrerà carico dello stesso segno del cilindro interno, con la stessa densità lineare di carica, perché il cilindro conduttore interno attrarrà verso l'interno le cariche negative e ne attrarrà esattamente in quantità uguale per ogni unità di lunghezza. Dunque all'esterno rimarranno quelle positive e troveremmo, andando a misurare la carica per ogni unità di lunghezza, esattamente quella che è presente materialmente nel cilindro interno.